Ok ragazzi, ce l'ho fatta finalmente ad avere i miei spectacles dopo ore spese in fila e corse in auto per riuscire ad arrivare in tempo a prendere gli occhiali, sono riuscito in un modo o nell'altro a ottenerli. Eccoli qua, il modello degli occhiali Spectacles color azzurro, azzurrino, non so come lo chiamano questo colore qui. Li ho appena presi, non li ho ancora spacchettati, quindi lo farò adesso direttamente in diretta. Eccolo qua. Come vedete, qua c'è scritto for iPhone only e for Snapchat only, quindi può essere utilizzato solo con Snapchat. Dispositivo con Bluetooth, quindi adesso li apriamo, vediamo un po' come funzionano. Questo lo spostiamo. Packaging molto fico, capsule collection stile, proprio adatto anche al tipo di distribuzione che stanno avendo adesso con le macchinette. Questa è la cover, eccola qui, scatola, la mettiamo qui per ora. Ok, come vedete qui c'è il loghettino Spectacles, qui c'è l'attacco per caricarlo perché si caricano direttamente all'interno della cover, quindi non si caricano direttamente attaccando gli occhiali all'alimentatore, ma lo si fa direttamente. Eccoli qua. Questi sono i mitici Spectacles. Come vedete, ripeto, qua, quindi da qua si caricano, come vedete qui. Perfetto. Quindi quando li ripongo all'interno della custodia dovrò semplicemente fare in modo che faccia contatto qui, tac, come in questo momento. Qua c'è il caricabatterie, immagino, e quindi poi potrò ricaricarli. Quindi di primo impatto mi sembrano fatti abbastanza bene. Qui c'è la videocamera, quindi tutto sta qua dentro. Questo è il tasto che si schiaccia al momento della registrazione del video. E qui c'è l'altra videocamera, quindi il formato circolare. Ok. Adesso quindi vi faccio vedere come si vede appunto. Ok, qui all'interno c'è l'alimentatore e tutto, adesso apriamo piano piano anche questo. Ok, che spiega come connettere il telefono. Questo è lo step numero 2, poi li associa direttamente, quindi adesso farò direttamente tutto questo. E poi qua c'è l'alimentatore per caricare gli Spectacles. Ah, e cosa interessante, c'è la famosa pezzetta, eccola qua, Snapchat. Tac, quindi adesso farò il matching con gli occhiali. Ok ragazzi, ho messo gli occhiali come vedete, quindi adesso non mi resta che aprire Snapchat, schiacciare il tasto e automaticamente sta associando gli Spectacles, ecco, con l'app direttamente. Name your spectacles, quindi adesso Stefano lo chiamo. This is how spectacles will appear. Stefano Snap lo chiamiamo, ecco qua. Quindi io all'interno adesso sto vedendo anche la luce che si accende in alto a sinistra. E ok, quindi adesso sta facendo pairing, quindi sta associando gli occhiali all'app. Perfetto. Ok. Ok, perfetto. Press once to take 10 second video snap, press again to extend by 10 seconds or press and hold to stop recording. Quindi adesso li proviamo subito. Double tap on the side to check your battery level. Ok, if you're running low, put spectacles in their charger case che vi ho fatto vedere lì e si ricaricheranno molto in fretta. Perfetto, quindi adesso come vedete sto inquadrando. Quindi adesso facciamo direttamente una prova. Ora sto registrando, c'è una luce accesa che vedo qua in alto per capire fino a quando sta registrando. Inizia a lampeggiare, mi capire che ho finito di registrare. Ok, quindi adesso ho finito di registrare. E per uploadarla non mi resta che andare qui,
E questo è il mio ultimo video. Come vedete il formato è circolare. E questo appunto è lo snap che ho appena fatto e registrato. Ok, si può editare ovviamente, potete girarlo come volete. La scritta rimane sempre allo stesso modo, quindi in base a come state girando il telefono rimane esattamente in quel modo. La stessa cosa con gli stickers, che puoi attaccare dove vuoi. E poi si può ovviamente condividere. E le condividi nella tua storia. E voi lo vedrete adesso nella mia storia come fosse uno snap normale, però c'è scritto importato con Spectacles. Ok. Perfetto, quindi molto semplice, il pairing, l'associazione è rivenuta praticamente in un istante, gli occhiali per ora sono abbastanza anche leggeri da portare, si vedono anche poco questi due grandi gingilli qua in alto, la fotocamera è una figata perché lampeggia quando sta registrando e quindi si capisce quando sta finendo il tempo perché inizia a lampeggiare, quindi è fissa una luce che si vede qua in alto quando stiamo registrando e inizia a lampeggiare quando stanno finendo i 10 secondi. Basta schiacciare qua in alto per avviare la registrazione e stoppare per fermarla. Ok, una volta utilizzati è possibile poi riporre all'interno della custodia, si caricano poi automaticamente, tac, in questo modo. Avete visto che si è accesa, quindi in questo momento si stanno ricaricando. Vedete ovviamente la quantità della ricarica in base ai LED che si illuminano. Ecco qui. Ripeto, la custodia è un caricabatterie di per sé, quindi poi può essere ovviamente ricaricato. E poi per ricaricarli basta semplicemente inserire questo cavetto USB nella porta USB, un attacco USB di un caricabatterie standard e collegarlo poi all'interno. E da qua si carica. Ok, come prima impressione mi sembra un prodotto abbastanza solido, nel senso non sono occhialacci di un materiale che sembra che ti cadano in pezzi. La fotocamera sembra avere una buona risoluzione, è possibile anche poi importare e scaricare gli snap in alta definizione, quindi in HD. Nei prossimi giorni farò anche dei video di snap, potete seguirmi anche qui su Snapchat, dove vedrete appunto gli snap fatti direttamente con gli Spectacles.